si accendono i riflettori, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio d'inizio. Con voi Pierluigi Pardo e Lelia Dani, pronti a tenervi compagnia. Non cambiate canale perché oggi ci aspettiamo grande divertimento. Sfida che mette contro Italia e Argentina. Quest'oggi si respira un'atmosfera fantastica, Pier. Le squadre, guardale lì in campo, cariche. Il pubblico sugli spalti lo è ancora di più. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un match coi fiocchi. Si comincia con l'Italia che batte il calcio d'inizio. Si fanno portare via la palla, occhio, può metterla in mezzo. Interviene bene sul cross. La gioca profonda, attenzione qui. Azione interrotta, c'è offside. Grande chiamata dell'assistente Pier, a velocità normale sembrava buona, stava già pregustando qualcosa di importante. Emerson. Riceve Jorginho. Attacca l'Italia. Tornano in possesso palla grazie a un ottimo lavoro difensivo. Prova il lancio profondo. Occhio al movimento di Lautaro. Occhio! Bravo il portiere, aspetta il pericolo. Jorginho. Fortunati a non prendere gol qui. Tifosi azzurri che possono tornare a incitare la loro squadra dopo la paura passata. Taglia centralmente. Ha interrotto un'azione pericolosa, può arrivare il cartellino. L'arbitro sventola il giallo, non è cominciata benissimo la sua gara. Essere ammoniti dopo pochi minuti ti condiziona, è chiaro, è ovvio. Sai di non poter più commettere errori. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Ottima scelta di tempo, buona risposta del portiere. Lautaro. Attaccano con più elementi. Che tuffo del portiere! Corner battuto corto. Conclusione che non può creare problemi questa. Era ben posizionato, non ha avuto difficoltà a bloccarla. Riflettori puntati su di lui per questo match, è un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giornata. Si fa dare spesso palle in fase di impostazione, dette i tempi della manovra, accelera, decelera dalle pause. Lo fa proprio piacimento, sanno che basta smarcarsi, al resto ci pensa lui. Ha provato la botta dalla distanza, ma il pallone è uscito. Una conclusione potente che, vista la difficoltà, avrebbe meritato di certo sorte migliore. E invece è finita di poco fuori. Peccato. Paredes. Angel Di Maria. Occhio che guadagna metri. Manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scampato. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Bonucci. Il tocco per Verratti. Spazio qui per gli azzurri. Riconquista il pallone con un buon intervento. Immobile. Ecco Jorginho. Colpisce la traversa, non è finita. L'aveva indirizzata bene, il portiere non ci sarebbe mai potuto arrivare. Conclusione che si è infranta contro il palo, negando loro il gol del vantaggio. Di Maria.
e c'è il gol, l'ha messa dentro con uno spettacolare tiro da lontano. Un gol che prima il suo coraggio, ha visto uno spiraglio, ha preso la mira e ha lasciato partire un missile che si è infilato alle spalle del portiere. Certo, forse un po' sorpreso nell'occasione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Pallone gestito da Barella. Impeccabile lettura difensiva. Nessun problema qui per il portiere. L'arbitro dà la norma del vantaggio. Poteva andare in porta, rischia il giallo qui. Vediamo cosa decide. Intervento da giallo, giallo. Decisione corretta, Pier. Ora deve fare attenzione. Stavano per farne un'altra, conclusione che è uscita di un soffio. E comunque il match, Pier, resta apertissimo. E se fossero andati sul più due, avrebbero poi rischiato di prendere il largo. Barella. È stato fermato dal difensore. Attento nel recupero Bonucci. Ciro Immobile. Jorginho, il portiere dice di no. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la collina in bocca. No, non granché qui, la girata di testa, pallone che si è spento ben lontano dai pali. Ma poteva fare meglio, eh? Deve averla colpita con la parte alta e non con la fronte piena. La squadra avversaria riconquista il pallone. Palla profonda di Verratti. Ed eccolo, il gol del pareggio. Conclusione da sotto misura che non ha lasciato scampo al portiere. Lo possiamo vedere meglio da questo replay. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Hanno spezzato bene la trama qui. A campo a disposizione. Tentativo curato. Barella. Suggerimento interessante nell'area avversaria. Occasione. Può tirare un sospiro di sollievo, qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima, questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare, non devono averla presa bene. Intervento perfetto ad alto rischio in area. Si aprono spazi invitanti. Occhio alla ripartenza pericolosa. Palla che esce di poco. Sembrava gol, i tifosi stavano già per esultare. Barella. Ecco Jorginho. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Si guarda intorno a caccia di un passaggio buono. Immobile. Miracolo del portiere. Palla in area di rigore. Pulisce l'area. E l'arbitro dice che può bastare, dopo i primi 45, parità, 1-1. Ha fatto molte cose buone nella prima parte di gara. Si è dato parecchio da fare, tra l'altro firmando il gol che ha permesso ai suoi di chiudere in parità il primo tempo. E può affrontare la ripresa davvero sulle ali dell'entusiasmo, eh?
attaccano con più elementi. Argentina che controlla il primo pallone di questo secondo tempo. Conclusione intercettata. Montiel. De Paul. Buona l'idea qui. Donnarumma, attenzione, non è finita. Pericolo sventato. Recupera il pallone il portiere con un'uscita disperata e precisa sui piedi dell'attaccante. Coraggioso e infatti è stato premiato. Ha salvato la porta con un grande intervento. Palla in palo laterale. Palla che non è uscita. Buona giocata. Vediamo come la sfruttano. Sbaglia il passaggio e regala il pallone. Attacca l'Italia. Jorginho. Buona la chiusura. Hanno spazio per ripartire. Lautaro. Si butta in avanti. Dice di no. Tuffo prodigioso. La tocca corta. La mette in mezzo qui. Prova a spazzare, ma male qui. Pericolo scampato. L'Italia perde palla. Avanza qui l'Argentina. La difesa recupera il pallone, interrompendo l'attacco. Di Lorenzo. Possono colpire di rimessa. Attenzione a Immobile. Entrata decisa e buon recupero. Immobile. Attenzione a Immobile, lanciato. Conclusione tutt'altro che irresistibile. Facile per il portiere. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Tiro respinto. Sarà rimessa laterale per l'Italia. Controlla male anche per il pressing e finisce col perdere palla. Gomez. La mette corta sul primo palo. Traversone che finisce comodo fra le braccia del portiere. De Paul. Paredes. De Paul. Messi. Occhio al tiro di Messi. Incredibile questa parata. Occhio al corner. Palla che finisce sul fondo. Era una buona possibilità da ottima posizione. Ecco Berardi. Berardi. A tempo e spazio per il cross. Palla che finisce tra le braccia del portiere. Tiro non potente, ma la parata è comunque ottima. Può contare sull'aiuto dei compagni. Prova la botta. Tiro respinto. Jorginho. Pallone interessante in area. Si affida al tiki-taka per far uscire gli avversari. Pallone docile tra le braccia del portiere.
salta il difensore. Lautaro Martinez. Conclusione che non sorprende il portiere. Emerson. Ciro Immobile. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Jorginho. Impeccabile lettura difensiva. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Vuole la vittoria l'Italia in questo finale. Jorginho respinge la conclusione. Occasione per gli azzurri sul calcio d'angolo per portarsi in vantaggio. Crossa nel mezzo. Efficace qui la copertura, conclusione che non ha creato problemi al portiere. Ha trovato comunque il tempo per colpire di testa, non ha potuto però indirizzare la palla verso lo specchio. Avanza qui l'Argentina. Non sbaglia qui Donnarumma. Ancora 5 minuti da giocare. A metri per andare. Si salvano qui, fuori gioco che c'era, anche se davvero di pochi centimetri. Poteva andare in porta, era sicuramente un'occasione interessante. Ecco Berardi. Pallone per Immobile. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Torna indietro per ricevere palla. Attacca l'Italia a caccia del gol partita. Portiere che risponde qui senza grossi problemi. Attenzione Immobile. Grande intervento del portiere. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Buono il recupero, possono ricominciare. Parità allo scadere del 90esimo. Attaccano con più elementi. Continua una sfida che ci ha tenuto incollati fino a questo momento. Vedremo le emozioni di questi supplementari. Hanno spezzato bene la trama qui. De Paul. Ottima lettura difensiva. Lautaro Martinez. Possono passare in vantaggio. Incredibile questa parata. Tocca per il compagno. Cerca il primo palo. Occhio perché il pallone è ancora in mezzo. Lo ferma ma non controlla. Paredes. Palla che giunge innocua dalle parti del portiere. Intervento deciso, concede solo la touche. Sfuma l'azione degli azzurri. Lautaro Martinez. Lautaro, che tuffo del portiere.
parte corto. Ottimo l'intervento a sventare la minaccia. Messi. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Conclusione completamente sballata che termina fuori. Erroraccio, Pier. Da quella distanza era lecito attendersi molto di più. Marco Verratti. Emerson. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Era un gran tocco verticale, ma è tutto fermo per fuori gioco. Doveva attendere invece di correre subito in avanti. Comunque, brava la difesa a salire, Pier. Ci sarà un minuto di recupero. Può appoggiarla a un compagno. Ha cacciato l'interno piede, palla che non ha inquadrato lo specchio. L'idea era quella di metterla sul secondo palo, ma i risultati sono stati pessimi. Termina il primo tempo supplementare, risultato che rimane in parità. Squadra in campo per questo secondo supplementare. Emerson. Intervento deciso. Ecco Berardi. Si mette bene sulla traiettoria qui. Verratti si inserisce bene e recupera, cerca il corridoio. Lautaro Martinez, ed entra in rete, gol! Questo replay del gol, una ripartenza perfetta, una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere, non poteva fare molto da quella distanza. Si riprende con l'Argentina che conduce grazie al gol appena segnato. Barella. Emerson. Appena 5 minuti al termine, conta la stanchezza e soprattutto il gol di vantaggio. Occhio a Verratti. Efficace l'intervento del portiere. Male il portiere, vediamo se ne approfittano. Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Occhio al calcio d'angolo che potrebbe affrontare il gol del pari. Era un bel tiro, potente, ben indirizzato. Il portiere però sicuro. La mette in area. Se la cavano. Meno di 200 secondi alla fine dei supplementari. Il riflesso del portiere, ma pallone ancora in gioco. E c'è il gol. Tocco vincente, tap in. Dopo il mezzo miracolo del portiere sulla prima conclusione. Replay del gol. Tutto è nato da questo tentativo, vedi, sul secondo palo. Si è fatto poi trovare al posto giusto nel momento giusto e non ha avuto problemi a spedire la palla in rete dopo una prima respinta del portiere. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. La lavagna del quarto uomo indica un minuto di recupero. Non c'è più tempo, finisce qui la gara con successo della squadra ospite. Il tecnico può essere soddisfatto per la prova della sua squadra, una prestazione che va al di là del punteggio finale, perché hanno comandato il gioco per larghi tratti del match e hanno concesso davvero poco alla squadra rivale.